Ciao ragazzi e benvenuti a questa nuova video lezione nella quale parleremo del genere dei nomi. Quando parliamo di genere, ovviamente parliamo di genere maschile e femminile. Vediamo un po' la differenza tra i nomi di cosa e i nomi di essere animati. Il genere dei nomi di cosa è convenzionale e non cambia. In che senso è convenzionale? Nel senso che le cose non hanno sesso e dunque il genere è attribuito per convenzione. Inoltre, il genere delle cose non cambia. Il genere dei nomi di esseri animati può corrispondere invece al genere naturale, cioè al sesso dell'animale o della persona, e può cambiare. Vediamo in che modo può cambiare. Ci sono i nomi mobili, cioè formano il femminile modificando la desinenza, cioè abbiamo ragazzo e ragazza. In genere nella grammatica italiana la O indica il maschile e la A indica il femminile. La I indica il plurale maschile e la E il plurale femminile, ma non è una regola assoluta. Poi abbiamo i nomi di genere comune. La forma infatti in questi nomi è identica per maschile e per il femminile. Vediamo un po' un esempio. Il custode, ad esempio, non c'è la custoda. Per esempio, noi abbiamo la custode, quindi il nome è lo stesso, però fa riferimento ai due generi. Cogliamo la differenza dall'articolo. Poi abbiamo i nomi di genere promiscuo. La forma è unica per maschile e femminile. Potrebbe sembrare somigliante al genere comune, ma in realtà è qualcosa di diverso perché abbiamo un solo termine, la rana. Sia al maschile, la rana al femminile. Per specificare il sesso, il genere della rana, devo aggiungere il termine maschio o il termine femmina. E poi abbiamo i nomi indipendenti. Le forme sono completamente diverse per maschile e femminile. Ad esempio abbiamo il nome il genero, è il fidanzato della figlia o il marito della figlia. E abbiamo la nuora, che è la moglie o la fidanzata del figlio. Quindi identificano un grado di parentela identico, però i nomi per il maschile e il femminile sono completamente diversi. Analizziamo nello specifico il genere dei nomi di cosa. Da cosa capisco il genere di una cosa se ho dei dubbi? Lo capisco dal contesto in cui la parola è utilizzata. Lo posso capire dalla desinenza o dal significato della parola, quindi se la desinenza è O, tendenzialmente sarà maschile, ma non è detto, o dal significato, se indica qualcosa che mi dà un'idea di femminile, a quel punto so che il genere è femminile. Oppure posso capirlo da un'altra parte del discorso riferita al nome. Lo posso capire dall'articolo che si riferisce al nome, ad esempio le scarpe. Avendo l'articolo femminile, so che scarpe è il plurale femminile. Dal pronome, vendo scarpe per le quali uso un pronome relativo femminile, dovrai spendere molto, quindi capisco che scarpe è femminile. L'aggettivo concordato al nome, auto nuova. Vedete qui auto, sarebbe per esteso automobile, ma auto, vedete, termina con la lettera O, dovrebbe essere tendenzialmente maschile, ma io ci associo un aggettivo che termina con la A, di conseguenza riconosco il genere femminile. Possiamo anche avere un participio concordato al nome. Auto usata. In questo caso il participio, che ha anche funzione di aggettivo, ci dice che auto è femminile grazie alla desinenza di usata. Vediamo alcune categorie di genere dei nomi di cosa. Ci sono per esempio dei nomi maschili, e sono sempre maschili, come per esempio i nomi degli alberi, melo, l'arancio.
i nomi dei metalli o dei composti chimici, i nomi dei mari, per esempio Mar Mediterraneo, Mar Ionio, Mar Adriatico, i nomi dei monti, Monte Cervino, Monte Bianco, i fiumi, no? Il Po ad esempio, e i laghi, come per esempio il Lago Maggiore. Poi i punti cardinali, il nord, il sud, l'ovest, l'est, e poi i mesi e i giorni della settimana, sono tutti maschili. Poi abbiamo i nomi femminili, per esempio frutti, come pera, mela, fragola, sono tutti femminili. E poi in genere, non in assoluto, ma in genere, le città, le isole, le regioni, gli stati e i continenti, sono tutti femminili. Poi abbiamo alcuni nomi di cose che possono essere maschili o femminili, come ad esempio i nomi inè. Abbiamo il dente, il fiume, però anche la fronte, la prigione. In questo caso devo fare riferimento sempre all'articolo o all'aggettivo che si riferisce al nome oppure anche al participio passato. Facciamo un piccolo focus sui generi dei nomi stranieri. Vediamo un po' come capire il genere di un nome straniero. Se il nome straniero proviene da una lingua che ha il maschile e il femminile, come ad esempio il francese o lo spagnolo, si mantiene il genere della lingua d'origine. Ad esempio abbiamo la moquette, è femminile, lo capisco dall'articolo. Il cabaret è maschile, lo capisco dall'articolo. Questi nomi sono maschili e femminili anche nelle loro lingue. Poi abbiamo il tango, no, il ballo, o l'amaca, la amaca. Quindi abbiamo termini maschili e femminili già nelle loro lingue e diventano maschili e femminili anche in italiano. Se il nome straniero proviene da una lingua che ha il genere neutro oppure nessun genere, come ad esempio l'inglese o il giapponese, avrà lo stesso genere del nome con il quale lo traduciamo comunemente. Ad esempio abbiamo il business, che noi traduciamo in italiano con l'affare, cioè lo affare, e di fatto il business diventa maschile in italiano. La performance, che noi traduciamo in italiano comunemente col termine prestazione, essendo femminile la traduzione, diventa femminile anche il nome in inglese. Poi abbiamo per esempio il sushi, perché ci riferiamo, quando parliamo di sushi, al pesce, ed essendo il pesce maschile in italiano, abbiamo il sushi maschile. Nel caso in cui non possiamo tradurlo, non possiamo tradurre il termine straniero, si usa solitamente il maschile, cioè al nome viene attribuito il genere maschile, come ad esempio per la parola computer, il computer, o il quiz, il quiz. Quindi di fatto assistiamo a questo fenomeno, per cui se non possiamo tradurre il termine in italiano, in genere viene attribuito il genere maschile. Vediamo adesso il genere di nomi di esseri animati. Partiamo dai nomi mobili. Quando abbiamo nomi mobili che terminano in O, al femminile avranno la A, come ad esempio amico e amica, il caso più semplice. Poi abbiamo alcuni nomi maschili che terminano in A, che al femminile hanno essa come desinenza. Duca, duchessa, questo può essere un esempio. Poi abbiamo alcuni maschili in E. Avranno il femminile in A, e sono la maggior parte, oppure i femminili in essa, ne sono alcuni. Alcuni esempi, padrone, padrona, conte, contessa, leone, leonessa. Come vedete ci sono i nomi di titoli nobiliari oppure alcuni nomi di animali che seguono questo fenomeno. Poi abbiamo alcuni nomi maschili in tore, che al femminile passano in trice. Abbiamo salvatore e salvatrice, per esempio. E poi abbiamo alcuni nomi maschili che al femminile utilizzano una particolare desinenza oppure un inserimento all'interno della radice, un cambiamento di radice, come ad esempio i nomi eroe, eroina. Vedete,
sembra un diminutivo, ma in realtà è il femminile di eroe. Zar, zarina, gallo, gallina, re, regina, non è reina, ma regina, c'è l'inserimento di una g, e poi abbiamo dio, dea, vedete cambia la radice rimane solo d, cambia la i e diventa e, e poi la o diventa a. Sono alcuni casi particolari. Sempre per quanto riguarda i nomi di esseri animati, vediamo i nomi di genere comune. Essi hanno un solo nome, che è identico al maschile e al femminile, come abbiamo già detto. Si distinguono grazie all'articolo o a un aggettivo concordato con il nome, oppure anche a un participio, eccetera, eccetera. Ci sono, tra i nomi di genere comune, molti nomi in E, come ad esempio la parola nipote. Abbiamo il o la nipote, utilizziamo la stessa parola, ma abbiamo due articoli diversi. Il, la, custode, stesso fenomeno. Poi abbiamo molti nomi in A, come per esempio la parola collega, il, la, collega. Poi abbiamo i nomi in istacida, iatra, come ad esempio la giornalista o il giornalista, l'omicida o la omicida, e poi abbiamo la pediatra o il pediatra. E poi abbiamo i participi presenti sostantivati, cioè che assumono la funzione di nome. Il, la cantante, il o la conducente. Passiamo ai nomi di genere promiscuo. Vediamo che hanno un solo nome, quindi potrebbero assomigliare ai nomi di genere comune, ma in realtà c'è una piccola differenza, cioè questo nome è unico al maschile e al femminile. L'articolo o l'aggettivo, ecco questa è la differenza principale, riferiti al nome non cambiano. Abbiamo per esempio alcuni nomi comuni di persona, come ad esempio la parola guardia. Non abbiamo il guardia o il guardio, abbiamo un solo nome e un solo articolo, che però definisce sia il maschile che il femminile. I nomi comuni di animale, il falco, non abbiamo la falca. La balena, al maschile sarebbe baleno, ma significa altro, significa un piccolo abbaglio di luce. Poi abbiamo la volpe, non abbiamo il volpo o il volpe, dobbiamo dire la volpe maschio o la volpe femmina. Quindi per distinguere il genere si aggiunge la dicitura maschio o femmina, ad esempio la balena maschio. E infine abbiamo i nomi indipendenti, i quali hanno nomi completamente diversi tra maschile e femminile, dunque forme completamente diverse. Abbiamo per esempio maschio-femmina, uomo-donna, uomo per il maschile, donna per il femminile. Il femminile di uomo non è uoma, ma è donna, quindi una forma completamente diversa. Ci sono alcuni esempi che possiamo fare, come ad esempio per quello che riguarda i nomi che indicano legami di parentela, come ad esempio padre, madre, fratello o sorella, genero o nuora. Solo gradi di parentela identici, il femminile e il maschile sono però completamente diversi. I nomi di alcuni animali domestici, come ad esempio montone o pecora, oppure il toro o la vacca. Il femminile di toro è vacca, il femminile di montone è pecora. Quindi non abbiamo montona o tora o toressa, ma abbiamo un altro nome. Bene, la video lezione è conclusa. Alla prossima!